Presidente Giuseppe Padalà della Polisportiva è contento perché alla prima uscita in senso assoluto la Polisportiva Veritese sta agguantando i playoff del campionato regionale Calabria Under 19. Sì, diciamo che tutti siamo contenti, ieri in primis ovviamente la Meletese, in quanto sono loro che gestiscono l'Under 18, sono i nostri ragazzi, però noi l'abbiamo affidato loro per dare continuità al nostro progetto. Sono dei ragazzi sono preparati, alla lunga si sapeva in questa partita con la tecnica sopraffina dei nostri, con la volontà, la capacità di giocare in casa a fare risultato per un punteggio che serviva per la classifica, hanno messo tutto e poi ai punti abbiamo avuto ragione. La partita a tratti è stata equilibrata, poi a tratti poi siamo venuti fuori noi. E diciamo che il lavoro di mister Macheda e dei mister della Meletese tutti insieme sta venendo fuori. Siamo contenti per i nostri ragazzi e speriamo dire che si va sempre meglio. Molti di loro tra l'altro già giocano anche in prima squadra nella seconda categoria della Meletese e questa è a dimostrazione che il lavoro dei nostri giovani che parte da quando erano piccolini alla fine c'è continuità e c'è programmazione. La gente, il popolo, le famiglie della città di Melito Porto Salvo sono contente e soddisfatte perché effettivamente la società sportiva sta facendo un grande lavoro. Sì, diciamo che le famiglie noi ce le abbiamo avute sempre, sempre vicini, i ragazzi da noi crescono in modo sano, voglio dire, si fa sport puro, voglio dire, si socializza, si sta insieme e poi diamo tutto quello che possiamo dare con i nostri istruttori, con i nostri allenatori che sono ragazzi preparati e hanno studiato, poi hanno fatto i corsi per poter fare gli allenatori e questo alla fine voglio dire la dice lunga sul nostro lavoro che facciamo e i risultati vengono, le famiglie sono contente perché hanno affidato i loro ragazzi voglio dire, a persone competenti che sanno fare bene il lavoro diciamo, nel calcio e nello sport in generale. La Polisportiva Meletese, cioè la Spinella, stanno facendo un grande lavoro partendo proprio dai pulcini, primi calci, giovanissimi, esordienti e chi più ne ha più ne metta, allievi. Diciamo che noi facciamo tutte le categorie, partiamo dai 4 anni con i piccoli angeli e poi arriviamo voglio dire, fino alla seconda perché con loro è come se fosse un'unica società, voglio dire, la collaborazione ci distingue con loro da tanti anni e i ragazzi nostri anche se hanno un'altra matricola quando passano da loro è come se fossero sempre della calcistica e viceversa come se fossero quelle della Meletese. E cerchiamo di dare quello che si può, il paese è questo, le entrate purtroppo che si hanno e questo bisogna fare anche in conto voglio dire, con quello che ci dà tutta la nostra cittadina, che è una cittadina povera e per tanti motivi. Però noi il nostro sforzo lo stiamo mettendo, i ragazzi pure, le famiglie pure e le piccole soddisfazioni nel nostro mondo ce le togliamo. Speriamo anche per qualcuno di loro che possano calcare magari terreni più importanti di quelle che c'è attualmente a Melito e possano approdare in categorie superiori alle nostre. L'ambiente, l'abbiamo detto, è sempre immerso nel verde, nell'ossigeno e nella natura dove si possano sviluppare il dialogo, il confronto delle idee e via discorrendo. Diciamo che il nostro è un ambiente incontaminato da tante vicissitudini di cui noi siamo alla larga, il nostro è un ambiente sano, l'avevo detto prima, è un ambiente dove si pensa solo a fare sport e a fare crescere i ragazzi come uomini e come persone nel sociale. Dario Barillà dell'Aurora, uno dei migliori prodotti del vivaio della città, della squadra dello Stretto, oggi ha disputato un grosso match, è stato sicuramente uno dei migliori in campo. E addirittura stava portando la squadra vicinissima al gol del 3-2. Vi ringrazio, è stata una bella partita alla fine, combattuta, molto una bella partita. Siamo stati forse penalizzati un po' per le assenze, 5 assenti tra cui i portieri che ci hanno costretto a un cambio improvviso a fine primo tempo. Purtroppo gli assenti ci hanno penalizzato, ma tutto sommato è stata una grande partita. Continueremo così, in allenamento faremo sempre ancora meglio e speriamo di arrivare a ottimi risultati. Siete rimasti in partita perché sul 3-1 nel periodo di maggiore pressione da parte dell'Aurora è arrivato il gol del KO. Sì, senza dubbio, però abbiamo provato a mantenerci sempre in partita e tutto sommato posso dire che sono contento della prestazione totale della squadra. C'è l'amarezza del risultato finale, ma la soddisfazione di aver disputato un grosso match. Senza dubbio, però come detto l'importante erano oggi provare a fare punteggio, ci rifaremo.
Bruno Fortugno, a lui il microfono per commentare questo match. È stata una partita abbastanza, diciamo, combattuta fino al 3-1, poi partita a senso unico, cioè abbiamo sbagliato un paio di passaggi che c'erano. Però ci sono state due grandi parate da parte del portiere locale sul 3-1, quando voi avete schiacciato l'acceleratore a tavoletta ed eravate vicinissimi al gol del 3-2. Siamo stati vicini al 3-2, però siamo stati un po' troppo sfortunati. Completiamo l'intervista, diciamo così, volante, con i saluti. Vorrei fare un saluto al presidente Danilo del Popolo, che ci ha permesso di fare tutto questo, di fare questo campionato. Mister Demetrio Romeo, alias Valerì Lobanowski, lo abbiamo sentito urlare in questa partita, perché a un certo punto si è quasi addormentata, sembrava quasi che i giocatori avessero preso una tisana. No, pensavo, nel calcio niente è scontato, perciò la partita dura 95 minuti e bisogna giocare 95 minuti. Rallentare perché si vince 2-0, 3-1 è sbagliato. Si dà la possibilità agli avversari di prendere le supremazie, non ci deve essere nel calcio. La partita comunque non era mai in discussione. No, la squadra oggi si è comportata abbastanza bene. Il risultato? Il risultato è ottimo, potevamo fare di più, però va bene così. E abbiamo fatto qualche errore, però l'intenzione era ottima, ha sbagliato il passaggio, però uno dei migliori in campo oggi, Nicolò Borruto, ha sbrogliato però diverse situazioni pericolose. Sì, alcune situazioni sì, poi ho fatto un errore e abbiamo subito il gol. Hai fatto un errore, ma la squadra ha vinto 4-1. Beh, certo, però era un gol che si poteva evitare. Soprattutto si è portata in zona playoff. Questo è importante, cercheremo di vincere tutte le partite che resta. L'abbiamo chiusa, penso, la zona playoff. Sì, la zona playoff, sì. Prossimamente sarà di scena qui uno squadrone del campionato di eccellenza, il Bocale. È una squadra forte, però ce la giochiamo.